La grande prosa del Teatro Marucino di Chieti con Franco Branciaroli, Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Milena Vukotic, Angela Finocchiaro, Emma Dante, Michele Placido, Ambra Angiolini, Massimo Ghini, Riccardo Rossi, Marco Bocci, interpreti d'eccezione e grandi registi del teatro per la stagione di prosa del Marucino firmata dal maestro Davide Cavuti, che ha coinvolto straordinari artisti della scena teatrale, prima nazionale de Il mio nome è Tango, con Marco Bocci e la regia e la musica di Davide Cavuti. La stagione di prosa 2025 del Marucino, realizzata in collaborazione con Mute Art, firmata dal compositore e regista Davide Cavuti, che ascoltiamo, presenta una programmazione ricca e variegata dal 4 gennaio prossimo fino al 10 maggio. Cercheremo di offrire al pubblico un programma ampio, perché il teatro deve accogliere sempre più le nuove generazioni. Per me il teatro è un posto dove celebrare il senso del realismo e della concretezza dei testi, e quindi cercare di attrarre le nuove generazioni è un obiettivo che ci siamo posti sin dall'inizio della mia stagione qui a Chieti. E ringrazio la Deputazione Teatrale che mi ha dato questo incarico, il Presidente Giustino Angeloni, il Direttore Amministrativo Cesare Di Martino. Una stagione molto ampia dal punto di vista anche temporale. Sì, partiremo il 4 gennaio, 4-5 gennaio, con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, regia di Massimo Popolizio, e poi proseguiremo fino al 10 maggio con lo spettacolo di Pierpaolo Spollone. Ecco, saranno 5 mesi di grande cultura, speriamo che il pubblico recepisca favorevolmente la nostra offerta culturale. C'è un filo che lega tutti questi appuntamenti? Filo conduttore è la scelta dei testi, ecco, questi testi prescelti, se ognuno vorrà di noi potrà scorgere in controluce la poesia intesa come produzione di dimensioni musicali del linguaggio, e questo può avvenire attraverso la scrittura nitida, sensibile dei grandi autori che proporremo. Il presidente della Deputazione Teatrale Teatro Marucino, Giustino Angeloni. Sarà difficile battere gli abbonamenti dello scorso anno? Sarà difficile, ma io confido che ci riusciremo, anche se non sono contentissimo di questo fatto, perché vuol dire che i biglietti che resteranno per le singole vendite dei singoli spettacoli saranno pochi. È la nostra condanna che abbiamo un teatro da 440 posti, quindi più di 850 persone non potranno vedere le nostre recite. Ma siamo molto contenti, perché la qualità di questi anni e in particolare di questa stagione ci ripagherà sicuramente di tanti sacrifici.